Wow. Ma poi guarda, se prendi la balestra in mano, puoi correre sparando pure. Sì, però questo non è che sia molto veloce. No. In che senso? No, poi devi premere R3 per correre. Sì, io sto premendo R3. Guarda che rispetto a piedi è molto veloce. Sì, forse sì. Poi conta, Scotty, conta che pure se vuoi un animale veloce basta che ti vai a prendere un velociraptor. Prova Detto ad così. andare a raccogliere delle bacche nella foresta, guarda quante te ne raccoglie. Oh, cos'è questa struttura? Stiamo Ah, sotto al... No, no, no. A me stavo per cadere. cos'è sto posto? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, facciamo il giro della struttura. Facciamo... Sì. Comunque che figata, eh. Tutto bene, Scott. È una figata abnorme. Cos'è sto urlo? Come arriviamo laggiù? Ma c'è qualcuno che urla? Mamma mia, si è visto proprio volare. Ci sarà una strada. È questa strada qui, aspetta, seguiamo questa stradina. Hanno i cosi che sputano. Oh cazzo, me ne ho visto, mi stanno inseguendo. Uccidile. Tengo le frecce sedative, non le spreco per questo. Aspetta, ora scendo e ti apro il culo. Dai, mettimi ste frecce. Guarda il mio, guarda il mio, Vabbè, scendo guarda. pure io, dai. No, le api! Le api, le api! Le api! Comunque la balestra fa più danno, Dobbiamo evitare i nostri, eh. eh. Lo so. Scotty, stanno attaccando! Andiamo a aiutare i nostri! Scotty, Io sto sparando di balestre a manetti. è infinita vita il mio, io scappo, Scotty, è infinita vita! Io sono... Sono morti. No, no, ne manca uno. No, Scotty, me lo sta attaccando. Ne manca solo uno. Eccolo. Il mio cavallo, cioè il mio animale infinivita, Scotty. Non gli puoi dare del cibo? Aspetta, ora do il cibo. Il mio animale non lo so come ha messo. Ci sta recuperando piano piano il mio. Come faccio a vedere la vita? E basta che lo miri. Non vedo la vita. Ah, nella barra, nella croce? Ok, c'è dell'inventario, gli do delle bacche. Ok, il mio lo sta recuperando piano piano. Gli do delle bacche, lo curo. E poi pure io mi devo curare perché non è che sto messo Ah, proprio. io tengo la vita overpower, Scotty. Quanto hai? No, ce n'è un altro. Morto. Sta per venire giorno. Appunto. Mo' ci facciamo Sta sta per... carne, tempo che arriva giorno, esploriamo quella zona. Comunque che figata, Scotty. No, sto morendo di sete. Questo è cattivo. Comunque ho trovato la strada. Ho trovato la Ok, strada. mi sono teletrasportato Bisogna indietro. scendere giù di là. Ma perché se facciamo, per Pigliala. esempio... Ci buttiamo.
Sei vivo? Sì, ma ho rischiato di morire No, sta arrivando uno tantissimo. squalo! Sta arrivando uno squalo! Come? Scappa! Come uno Esci dall'acqua, squalo? Oh! gigantesco! È gigantesco! È un Scappa! megalodonte! È pienissimo di squali, Scotty. Scappa, esci fuori, puoi uscire fuori dall'acqua? Ascolta, prendo la No, carne. ci sono i ragni, i serpenti, Scotty. Prendo la carne e arrivo. Scotty, dice ai dinosauri di stare fermi. Cioè, non farli venire perché si buttano giù, sennò. No, io non mi butto giù. Ah, se non ti butti giù come ho Eh fatto no, io. io faccio il giro. Guarda che bimbetto. Ah, scusa. Va bene, dai, mi butto giù. No, no, Scotty è pieno di dinosauri, non ti buttare giù. Allora faccio il giro. Arrivo giù di qua, ho trovato la strada, Però tanto. la cosa figa è quando muori, almeno e riprendi la tua roba, te la metti sistemata. Quella è una cosa bellissima. Ma ci mancherebbe, dai. Già incasinato sto gioco. Ma ascolta, tu sei in vita? Ok. Sì, ho recuperato pure la mia roba. Ma se tipo viene a piccone il mio cadavere. Ah, carne cruda. Ok. Scotty è pieno di ragni, squali, giganti. No, Arrivo, arrivo. vabbè, Scotty, ma sono giganti, questi squali. Vengo giù da questa parte. No, le zanzare. Sono stato. Le zanzare. Scotty, fanno schifo. Fanno schifo. Che l'ho ucciso. Vediamo che mi dà la zanzara. C'è la zanzara. Chitina. Ok. Ok, andiamo a vedere questa struttura. Ah, ma tu sei sceso allo squalo e il mio Eh coso sta sì. ancora lì sopra. Il tuo coso credo di sì. Ma che Accede cazzo? l'inventario. Artefatto. Carica sopravvissuto. Sicuro di voler caricare le date del tuo personaggio? Il tuo personaggio verrà rimosso da questa arca e perderai tutti i tuoi oggetti. No. No, 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 no. Cotti, fermo, non fare un cazzo. Braccio di tirannosauro. Polmoni. Scotty, Ah, capito, dobbiamo recuperare tutti sti tutti questi pezzi per evocare questi cosi leggendari e addomesticarli. pezzi. Ma che storiaccia. Vabbè, comunque io sto registrando, ce li ricordiamo i pezzi. Ce li ricordiamo i pezzi. Ora se ritorniamo indietro, ha piovuto? Ma non ce la fai con così. Devi fare col fuoco. Mica mi stanno massacrando. Ottima scappa. Che le zanzare sono potenti perché succhiano sangue. Cioè ti succhiano proprio la vita le zanzare. Ritorniamo all'avamposto? Sì. Ok. Io ho aumentato pure il vigore. Sto a 200 di vigore. Stavo dicendo che mo' ha piovuto, quindi dovrebbe aver riempito la... Dovrebbe aver riempito la cosa, la ciotola, la cosa dell'accampamento, quindi posso verniciare la casa. Mamma, ho il vigore a tantissimo, Scotty. Cioè, sto correndo da un'ora, sto ancora correndo. No, ma sono un deficiente io, però. Ah sì? Niente. Vorresti dire? Aspetta, qui c'è la zattera. Se gli dico al mio amico segui e prendo la zattera. Ah Ma se lo mettiamo sulla zattera, non ci sono. ok, ce l'hai capito. Che figata.
Che figata. Stavo male da ridere. Ce l'abbiamo fatta. Questa è questa la cosa bella di fare un survival con un tuo amico. In compagnia sì, il survival è più bello. Soprattutto se parliamo di questo genere. Sì. Potremmo fare pure le recensioni per i dinosauri. Allora. No, ha cagato una cosa gigante. No. Ma lo anche il mio. No, sai, però vedi che non ci abbiamo ancora l'acqua qua. Questa cosa non si è capita, eh. È come dicevi te, Diabolic. Bisogna metterla a borraccia. L'ho detto. Era scontato, Scotty. Sì, però la borraccia. Vabbè, ma la riempio. Ah, ma io quando la metto non mi fa niente. E vediamo se fa qualcosa. Intanto recupero pure del carbone, perché secondo me serve anche il carbone. La carbonella è piena nella fornace, è pienissima. Allora aspetta. Sì, nella fornace ce n'è un botto. 200 almeno. Ok, creato dalla legna bruciata. Secondo me, perché da quello che ho visto mi sembra che serve pure questa. Allora proviamo. Sì, però è dura capire le cose così, eh. Cioè non ti spiega niente. E questo è il bello del survival. Proviamo a metterla a legna. Ah, ecco, me l'ha costruita. Aspetta. Ne ha fatto 5. Un attimo. E mo bisogna capire come utilizzarla questa sostanza. Mo mi creo il pennello. E mo devo capire se questa cosa la posso unire al pennello. Sì. Oh, che figata, aspetta. Oh, che figata. Tintura disponibile. Colora. Applica tintura. Zona 1. Ho fatto una quarantina di frecce narcotizzanti. Oh. Aspetta, che mo lo dipingo tutto questo forte. Diabolic il boss. Dai, sta venendo abbastanza bene, dai. Io continuo a dipingere. Bella la pittura, eh. Continuo a dipingere, schiavo. Perché va proprio a zone. Puoi fare anche internamente. Se tu fai zona 2, tipo, ti fa la parte interna. Però io la parte interna non la sto facendo. Sto facendo solamente la parte esterna. Puoi scegliere tu le zone, eh. Poi tipo con se tu fai un altro tipo di vernice con delle altre bacche, puoi fare altre zone e dividerle. Sì. Se butti il colorante sulle armi, le cambi colore. No, mi ha fatto troppo bene sto gioco comunque. Sì, ha fatto troppo bene. Ci vuole un po' di pazienza, però. E la zona 1 o la zona... Che zona io ho messo solo zona 3, che sono è solo la zona esterna. Tanto allora questo qui alla fine è un avamposto, cioè... se ci sono... Ma credo che l'hai finito. Se ci sono le palizzate, fai anche zona 2, dove ci sono le finestre. Dove ci sono le finestre fai anche zona 2. Abbiamo fatto tutto? No, manca
Manca solo questo qui sopra, Scotty. Quale? Questo qui. L'hai preso? Dentro. Vediamo. No, ho fatto quello interno. Mannaggia tutti i santo. Shit. Mancano le finestre. Le finestre le apriamo, nessuno si accorge di niente. Aspetta. No, la perdo. Devo salire sopra. E questo è il nostro primo avamposto. Beh, direi che oh, ce la siamo cavata bene, eh. Oh no, Diabolic. Sì. Cavoli, dai. Per essere dei vercinelli freschi freschi. Siamo andati bene, siamo andati bene. Guarda, ho dipinto pure la palizzata. Ah, lo stai facendo pure tu. Ho visto che la dipingevi da. Figo. Sì, vabbè, a questo punto dipingiamo anche l'ingresso. Che fai? Non lo fai l'ingresso? Che figo. Bello, bello, bello. Dai, è venuto discretamente bene. È un po' monocolore. Però... ci piacciono i monocolori. Insomma... per essere esordienti... Ma ti stai dipingendo un dinosauro? Eh? Eh sì. Ma dai, ma che storia. Ma non me la fa fare. È perché devi andare sulla... dove sei il dinosauro devi farlo a dipingere liberamente. Dipingi? Cosa faccio? Triangolo? No, no, devi andare... a destra dove sta la foto del tuo parasauro e fare pittura libera. Aspetta, a destra della foto del mio parasauro cosa significa? Dove cazzo vedi il tuo parasauro, porca troia? Ma devo schiacciare triangolo? No, devi andare, devi dare un colpo tipo come se vuoi picchiare. Ah, ok. Poi ti esce. Scusa, mica hai messo una cosa, cioè pittura libera X. Zoom, muovi, clicca pennello, pressione L2 e tringi. Ma dai, fare cosa libera. Che storia. Bene raga, questo è il mio dinosaurino da corsa, insomma da compagnia al momento, dipinto. Ho fatto un mix praticamente di pitture gialle e arancione. Quindi io direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Secondo me abbiamo vissuto una bellissima avventura oggi. Quindi se vi va di supportare il canale con un piacere in iscrizione, fa sempre star piacere. Bella, ciao.